Vediamo un po' qui se accetta. Che cos'è qui? Accetta? Sì, Bisogna accettare la registrazione. perfetto, perfetto. Allora, io intanto mi presento, mi chiamo Gianni Pizzuti e coordino un po' le attività dell'area educazione, volontariato e cittadinanza attiva della Caritas. Noi in questo terzo incontro abbiamo pensato di organizzarlo in questo modo. Intanto il tema è incentrato su quello che può essere l'impegno delle famiglie nei propri ambiti di vita, soprattutto nei propri quartieri. E abbiamo pensato di fare in questo modo, di dire alcune cose che riguardano un progetto che si chiama Quartieri Solidali, che forse già qualcuno di voi conosce. Per esempio, so che Anna e il marito conoscono questa esperienza perché stanno nella zona di Santa Bernadette e presentiamo anche il servizio Aiuto alla persona. Sono anche servizi abbastanza vicini, no? Perché hanno in alcune attività anche esperienze simili. E poi abbiamo pensato a fare dare uno spazio a delle testimonianze. Abbiamo chiesto a Danilo e Isabella di presentare la loro esperienza di coppia all'interno del territorio del quartiere Trieste, in modo particolare con la parrocchia di San Saturnino. Abbiamo chiesto a Patrizia di presentare un po' l'esperienza dei condomini solidali e poi a Carlotta di presentare l'esperienza di aiuto alla persona dell'assistenza domiciliare. Io faccio una breve introduzione sul progetto Quartieri Solidali. Allora, è un progetto che ormai fa sui una decina di anni. In tutti questi anni si sono aggiunte delle parrocchie che hanno iniziato a fare questo tipo di esperienza in base alle proprie caratteristiche del proprio territorio, in base a quello che potevano essere i bisogni che emergevano all'interno di quella realtà. Il progetto nasce in modo particolare per combattere l'isolamento e la solitudine degli anziani, cercando di attivare il più possibile quelle che sono le realtà della parrocchia, ma anche delle persone che alla parrocchia si avvicinano gradualmente o per la prima volta. In questi anni poi il progetto ha assunto anche altre caratteristiche, per cui ci sono in alcune zone della città dei gruppi del progetto Quartieri Solidali che sono più coinvolti in quelle che sono attività di animazione proprio all'interno del quartiere stesso, legate anche a degli spazi, a dei luoghi che possono essere utili per la socializzazione. Altri hanno anche aperto delle attività a favore dei giovani che in questo momento vivono delle situazioni di disagio e di emarginazione. Però ecco, al di là di tutto questo che può essere il tipo di intervento, io mi fermerei su che cosa è possibile fare, su cosa è possibile fare. E che cosa e anche in quale tipo di attività ci si può inserire. Allora, rispetto a tutto quello che riguarda l'intervento a favore degli anziani, le famiglie sono state determinanti. All'inizio soprattutto perché comunque sono state anche quelle persone che hanno fatto delle segnalazioni, no? Di anziani che vivevano forme di solitudine, forme di isolamento. E sono state anche quelle persone che hanno avviato anche dei primi contatti in alcuni di questi palazzi. Le attività che poi si sono sviluppate negli anni sono essenzialmente tre. Uno è quella che è molto simile a quello che anche nel progetto che poi presenterà
Luca sull'aiuto alla persona, che è quello dell'assistenza domiciliare leggera, cioè riuscire a far sì che attraverso attività di accompagnamento, di compagnia, riuscire a vincere, a combattere quelle che sono le situazioni di solitudine e di isolamento degli anziani. La seconda attività è invece riuscire a trovare degli spazi in cui gli anziani possono avere un ruolo, un ruolo anche proprio attivo, no? In questi spazi di socializzazione. Accanto a questi spazi di socializzazione si sono poi anche avviati tutta una serie di laboratori, e anche questi laboratori sono portati avanti alcune volte proprio da delle coppie. Questo è un altro aspetto importante che può essere sviluppato. E la terza attività è quella che stasera, se ci riusciamo, Patrizio dovrebbe raccontarci, che è legata proprio all'idea che le persone che abitano nei stessi palazzi, vicino alle case degli anziani che hanno delle situazioni particolari di difficoltà, possono favorire dei momenti di socializzazione. E negli anni questi momenti di socializzazione poi sono stati anche utilizzati e anche organizzati dalle famiglie stesse, e non solamente per gli anziani, ma anche per i bambini che stanno magari in quei condomini, no? Ma anche per le famiglie stesse. Quindi c'è il tentativo, quello di un coinvolgimento attivo di tutte quelle che sono le componenti di questi gruppi all'interno di un quartiere. Io farei in questo modo. Intanto qui a Roma ci sono 13 realtà parrocchiali che sono coinvolte, e si va da dei quartieri che sono un po' più centrali, tipo il quartiere Trieste, dove c'è la parrocchia di San Saturnino, a dei quartieri anche un po' più periferici, ad esempio c'è San Luca, nella zona del Prenestino, della zona di Centocelle, Santissimo Sacramento e così via. Insomma, sono 13 realtà che possono essere prese in considerazione anche per un possibile coinvolgimento. Io lascerei la parola a Luca, che magari presenta un po' quella che è l'esperienza. Un po' il progetto di aiuto alla persona, e poi andiamo avanti. Sì, grazie Gianni, buonasera a tutte e a tutti. Sono Luca Murdocca, insomma già mi ha presentato Gianni, sono il coordinatore di questo servizio che è chiamato Aiuto alla Persona. Provo in poco tempo a sintetizzare e toccare alcuni punti che penso sia importante toccare questa sera, visto il tipo di incontro. È un servizio Aiuto alla Persona della Caritas di Roma che è nato nel 2005, quindi quasi maggiorenne. E con un diciamo, obiettivo principale, quello di provare ad essere un servizio al contrasto della solitudine, in particolare della solitudine che vivevano gli anziani. Nacque successivamente a un'indagine nel centro storico di Roma, e da questa indagine gli anziani stessi facevano emergere come il problema principale della loro quotidianità, prima ancora di tutte le problematiche pratiche che possiamo immaginare, fosse la solitudine. Nessuno con cui poter chiacchierare o poter fare una passeggiata per loro era causa di sofferenza. E quindi all'interno di Caritas nacque questa riflessione che poi diede vita a questo progetto, facendo un salto temporale dal 2005 ad oggi. Nel 2005 c'era un responsabile, due tirocinanti e una decina di volontari. Ad oggi siamo una ventina di operatori e una sessantina di volontari. Quindi in questi 17 anni è un servizio che è cresciuto tanto, non purtroppo non per bravura, ma perché 17 anni fa la solitudine forse era un problema legato, no, agli anziani, ad oggi è un'emergenza sociale a tutti gli effetti. Di solitudine si muore, ecco, ci avviciniamo al Natale e ve lo, come dire, paleso senza problemi che ci prepariamo ad arrabbiare. In che senso? Che in questo periodo, così come a Ferragosto, si inizia a parlare un po' di più della solitudine degli anziani, no? In realtà poi se si parla con persone
con gli anziani che vivono condizioni di solitudine, tra il 25 dicembre e il 13 marzo c'è poca differenza, no? È sempre una condizione di solitudine e di sofferenza. E quindi per questo motivo in questi anni la Caritas ha messo diciamo attenzione rispetto a questa problematica e il servizio mano a mano è cresciuto. Considerata Aiuta alla Persona come un grande contenitore ad oggi, dove all'interno ci sono diversi servizi. Il primo servizio, il cuore pulsante di tutta la domiciliare è sicuramente l'assistenza domiciliare leggera, quella che accennava Gianni, che è il motivo per cui nasce, quindi interventi a favore degli anziani, interventi di natura principalmente relazionale. Torno un po' all'origine del servizio, no? Prima ancora degli aiuti pratici era importante essere un segno, qualcuno che bussasse a queste case e avesse interesse nel conoscere la persona anziana che viveva da sola, no? Per cui, diciamo, il primo concetto che mi faceva piacere condividere con voi, perché per noi ogni occasione è buona per condividere quello che viviamo quotidianamente, no? E quindi, a costo di essere brutale, è un po' il messaggio che oggi di solitudine si muore. Quindi non è un problema solo sociale, è un problema a tutti gli effetti sociosanitari. Ormai ci sono numerosi studi, anche scientifici, che fanno, mettono in evidenza come la solitudine può causare una morte prematura, no? Nella persona che vive questa condizione. E questo è, diciamo, al di là poi dell'impegno all'interno di un servizio, una Caritas come cittadini, penso che siamo tutti chiamati, come dire, ad approfondire, ad avere contezza di questo fenomeno. Oggi a Roma, mentre noi parliamo, c'è qualcuno che muore dentro casa e non se ne accorge nessuno. Tante volte penso, purtroppo, abbiate letto sui giornali, escono gli articoli, no? Muoiono persone in casa e ci se ne accorge dopo mesi. Addirittura il fatto più eclatante avvenne un paio d'anni, no, forse ormai tre, prima del Covid, diciamo, a Ponte di Nona. Una signora morì in casa, i vicini di casa, quando il male odore iniziò ad uscire dall'appartamento, anziché allertarsi, misero lo scotch, quello marrone da pacchi, su tutti gli stipiti, per impedire semplicemente che il male odore uscisse dalla porta, senza preoccuparsi di quello che fosse accaduto all'interno. Quindi dopo addirittura, mi sembra, un paio d'anni, adesso non vorrei esagerare, fu scoperto il cadavere all'interno. Purtroppo queste notizie, diciamo, alcune emergono, altre non emergono, ma la realtà quotidiana è anche di questo, di persone che nella completa solitudine, nel completo isolamento, muoiono e nessuno semplicemente se ne accorge. E questo, torno a dire, è un qualcosa che riguarda tutti noi, perché al di là dell'impegno lavorativo, professionale, di volontariato, tutti noi abitiamo contesti, diciamo, condominiali, no? E quindi mi aggancio all'altro concetto che penso sia importante, diciamo, condividere e che ci accomuna, così come il primo, un po' l'esperienza dei quartieri solidali, è un po' il recupero dell'attenzione di vicinato. Noi spesso ci interroghiamo come servizio, al di là, diciamo, di andare a casa delle persone, quindi di essere volontari, operatori che entrano nelle case e cercano di essere un supporto, cercano di prendersi cura delle persone che vengono segnalate, come provare ad agire un po' in prevenzione, che in Italia è un po' una chimera ragionare sulla prevenzione, no? Però uno degli elementi sicuramente può essere quello del recupero dell'attenzione di vicinato. Io ho 37 anni, quindi diciamo sono considerato ancora abbastanza giovane per questa società, però tanti racconti ho sentito di appunto degli anni 50, 60, 70. Il condominio era a tutti gli effetti un luogo dove nascevano dei bisogni, ma contestualmente nascevano anche le risposte a quei bisogni, perché c'era una rete molto fitta di conoscenza, di solidarietà, di prossimità a tutti gli effetti. E badate bene che questo discorso, mentre lo faccio, queste parole quando mi escono innanzitutto per me, perché non pensate che io stia qui a pontificare quello che bisognerebbe fare, perché io il mio dirimpettaio non lo conosco, ok? Quello che mi abita di fronte a casa mia non lo conosco, quindi io sono il primo colpevole, diciamo, di questa, sono figlio di questa società, no? Che ci costringe in qualche modo ad andare a una velocità supersonica, ascoltandoci poi
del nostro prossimo, andiamo sempre alla ricerca del prossimo quando in realtà magari il vicino di casa soffre. Quindi, noi siamo un po' convinti che appunto attraverso, e qui c'è anche il discorso dei quartieri solidali, attraverso il recupero di questa attenzione in qualche modo si possa recuperare un contesto diciamo di vita dove la solitudine esiste, ma quella solitudine viene risolta all'interno del contesto di vita di ciascuno di noi. Quindi poi c'è il servizio, c'è Carlotta dopo, che è una volontaria storica del nostro servizio, che porterà la sua testimonianza. Quindi indubbiamente, diciamo, per chi vuole diciamo impegnarsi rispetto a questo a queste tematiche, diciamo c'è un servizio strutturato appunto dal 2005, quindi siamo ben rodati. Però torno a dire, la cosa più importante è che ciascuno di voi può approfondire questi temi e può consapevolizzare il fatto che Roma è una città che soffre profondamente di solitudine, e qui subentra l'impegno di ciascuno di noi. Poi in forma associata o meno alle volte fa la differenza, ma questo dovremmo approfondire troppo il discorso. Però ognuno di noi può impegnarsi in questo, no? Il discorso di quartieri solidali è fondamentale, perché noi come servizio, poi ci sono servizi in convenzione, servizi non in convenzione, su questi temi non mi dilungo, però se pensate che noi con gli operatori da Santa Giacinta, Piazza Lodi, insomma, per chi non conosce, San Giovanni, centro di Roma, dobbiamo prendere la macchina, andare a 40 chilometri nel luogo più sperduto di Roma a prendere l'anziana, accompagnarla alla posta e poi tornare, quindi fare 80 chilometri, se ci pensate in maniera ragionata è assurdo, no? È un qualcosa che non dovrebbe mai esistere, perché ci dovrebbe essere qualcuno in quel territorio, in quella comunità, che si prende carico di quella signora anziana. Quindi l'impegno non necessariamente deve essere svolto all'interno di un servizio, almeno questo è il mio pensiero, ma ognuno di voi nel proprio contesto di vita può in qualche modo fare qualcosa in questo senso rispetto a queste tematiche, no? Iniziare ad informarsi, iniziare ad essere anche semplicemente un po' più attenti alle persone che abitano vicino a noi. E dopodiché appunto c'è, come Caritas diocesana ci siamo, quindi per qualsiasi cosa rispetto a un ipotetico impegno, rispetto a entrare a far parte del gruppo dei volontari di domiciliare leggera, come servizio, l'ultimo dato che vi do, di domiciliare leggera in favore degli anziani, siamo un po' a macchia di leopardo, cioè la nostra politica è un po' quella di rispondere alle segnalazioni che ci arrivano e andare a casa della persona che si segnala o ci viene segnalata, e poi provare a intervenire direttamente noi, oppure fare un lavoro collaterale di rete per vedere appunto se la parrocchia presente, per esempio a quartieri solidali, piuttosto che altre attività che possono essere di supporto. Quindi non necessariamente c'è l'intervento diretto, però in qualche modo cerchiamo di dare una risposta al bisogno dell'anziano solo. E perdonate l'estrema sintesi, però veramente ci tengo che poi la testimonianza dei volontari prenda maggior spazio possibile, perché poi insomma è quello che sono coloro che poi vivono direttamente, no, la relazione con gli anziani, nel caso di Carlotta, così come Danilo e la moglie rispetto a quartieri solidali, insomma. Quindi grazie, e quindi queste due cose, solitudine e attenzione vicinato, penso sia un po' il filo rosso di questa serata. Ecco. Grazie. Gianni, a te. Sì, Luca. Sì, possiamo passare anche alle testimonianze. Una cosa importante che vorrei sottolineare è che proprio quest'anno abbiamo deciso di attivare proprio una campagna proprio rispetto al tema della solitudine, no? Che ci in qualche modo ci coinvolge tutti in un'attenzione specifica, particolare rispetto a quello che è la realtà dei nostri territori, dei nostri quartieri. Magari passiamo un po' anche alle esperienze proprio dirette. Danilo e Isabella magari possono raccontare la loro testimonianza, la loro esperienza nel quartiere Trieste con la parrocchia di San Saturnino. E il microfono, Danilo. Ecco fatto. Ma la nostra esperienza è stata un po' composita, perché siamo partiti 7 o 8 anni fa, mi pare, come in un neoformato centro di ascolto,
per cui i quartieri solidali ancora non compariva all'orizzonte. E dopo ormai 5 anni fa, parliamo quindi del 2018, mi è stato proposto dal parroco di occuparmi un attimo di questo tema degli anziani. A quel punto anche Isabella mi affiancò in quest'aula, poi come vedrete lei è ritornata sul centro d'ascolto. E questo, faccio questa brevissima parentesi, è un'ottima cosa secondo me, perché il fatto che noi ci vediamo anche fuori del contesto della Caritas parrocchiale ci ha permesso di lavorare per un'integrazione piuttosto stretta tra quartieri solidali e centro d'ascolto, che è culminato in alcune iniziative di cui facciamo cenno tra poco. Diciamo che abbiamo cominciato 5 anni fa, io sono partito e sono andato, ringrazio chi di voi è di Santa Bernadette, perché è lì, è stato il mio primo contatto con quartieri solidali, sono andato a vedere tutte e tre le componenti di quartieri solidali, come le gestivano loro, e poi sono andato in un'altra parrocchia sulla Tuscolana, adesso non mi ricordo il nome, Santa Maria Ausiliatrice potrebbe essere, dove invece mi sono familiarizzato di più con la parte che il nostro parroco tutto sommato considerava più importante da mettere in atto nel nostro quartiere, che è quella dell'assistenza domiciliare leggera, cui ha fatto cenno Luca, di cui parlerà sicuramente meglio di me Carlotta. C'è da precisare che tutto è nato perché era stato fatto all'interno del quartiere un questionario sui bisogni del quartiere, e da questo questionario era venuto fuori che la cosa più importante della sofferenza del quartiere era la solitudine degli anziani. Sì, e credo che sia opportuno fare una piccola considerazione sul tipo di quartiere, il quartiere Trieste, che non so se tutti lo conoscono. È un quartiere decisamente agiato, sostanzialmente formato da professionisti, funzionari alti, per lo più alti funzionari dello Stato, e quindi diciamo è un quartiere che ha delle caratteristiche sociali molto particolari. Per esempio è un quartiere dove chiedere aiuto è un problema. È molto difficile che le persone chiedano aiuto, lo chiedono quando proprio sono, non dico allo stremo, ma quando non hanno altra soluzione. Gli anziani sono in genere molto ben assistiti dal punto di vista sanitario e dal punto di vista dell'accudimento alla persona, ma hanno spesso una o due badanti, hanno il fisioterapista, hanno i servizi sociali. Quello che manca, e questo credo che sia il dato centrale del nostro intervento in questo quartiere, è la possibilità di un rapporto orizzontale in cui poter esprimere tutte quelle cose che nei rapporti con gli elementi sanitari non entrano e non possono nemmeno essere oggetto di condivisione con figli o con parenti stretti, perché si tratta per esempio di vissuti di solitudine, di fantasie di morte, di desiderio di farla finita, tutte cose che sono difficilissime da mettere sulle spalle di una persona amata, come può essere un figlio o un nipote. Mentre con il volontario questo è stato spesso più facile e anche più difficile da elaborare, ovviamente. La cosa è partita in maniera che ha lasciato stupefatti anche noi, perché noi siamo arrivati in brevissimo tempo ad avere, attualmente siamo 46 volontari, ma diciamo che di questi 46, 35 si possono considerare attivi, gli altri 10 sono un po' fiancheggiatori, perché per vari motivi o perché problemi di nonnità o per altri problemi personali sono simpatizzanti ma non attivi. Assistiamo 26 anziani, alcuni naturalmente nel corso del tempo sono deceduti dolorosamente, e questo è stato, diciamo così, l'alveo principale su cui ci siamo mossi inizialmente. Poi appena partiti ci è capitata tra capo e collo la pandemia, per cui le visite domiciliari sono state inevitabilmente sospese. Abbiamo fatto tutta una rete di supporto telefonico che è durato nel corso della pandemia,
anche perché di assistenze concrete, tipo fare la spesa o portare un pasto caldo nel nostro quartiere, questo bisogno non c'era. Per cui ci siamo limitati a fare compagnia telefonica. Questo però ci ha sollecitato su due fronti. Uno è quello della formazione dei volontari, a cui abbiamo dedicato e continuiamo a dedicare un grande spazio. Noi abbiamo un incontro mensile che si alterna in questo modo. Un mese è un confronto operativo in cui ognuno racconta quello che le difficoltà e le ricchezze che ha incontrato nel suo rapporto con l'anziano di riferimento. E un altro mese invece c'è un tema che è stato opportunamente scelto e che viene approfondito da qualcuno dei volontari, presentato e poi discusso congiuntamente. Questa è una cosa che funziona molto bene perché ha fatto gruppo, ha creato comunità. Da questo è nato, in rapporto col centro d'ascolto, dove nel frattempo Isabella era tornata e ne aveva assunto la guida, è stato quello di fare un avamposto della Caritas al Mercato Trieste. Questo avamposto, nelle nostre attese, era quello di poter ricevere richieste, cominciare ad avere relazioni. Purtroppo tutto questo è stato molto difficile e tuttora è una situazione molto in salita. Abbiamo stretto rapporto con i commercianti, ma loro stessi ci hanno detto che è molto difficile in questo quartiere che la gente si esponga a chiedere aiuto davanti agli occhi di tutti. Così abbiamo messo un numero di telefono. Per il momento quello che conta secondo noi è che la Caritas è presente come fuori della sua normale dislocazione, cioè le stanze della parrocchia. È presente nel cuore del quartiere che è il mercato, anche se in questo momento è un mercato abbastanza non frequentatissimo, diciamo così. E poi collateralmente abbiamo messo in atto alcune altre iniziative. Una è quella che potenzialmente dovrebbe allargare l'utenza a gente anche non necessariamente anziana, che è un circolo di lettura e di scambio di emozioni e di espressione su quello che viene, sul libro che viene letto. L'altra cosa che abbiamo allo studio è una possibilità di creare una sorta di di sportello telematico e di corso di formazione per i rudimenti di come muoversi su internet e con la mail, come interfacciarsi con la pubblica amministrazione, dove sempre di più bisogna fare le cose via internet. E ci è sembrato un bisogno a cui bisogna dare risposta e che finora non siamo riusciti a coinvolgere giovani su questo. Però speriamo che questo sia un tema su cui possiamo far convergere anche delle persone, diciamo così, che non sono nonni come noi. Ecco, io credo che forse puoi aggiungere qualcosa tu sulla questione del centro d'ascolto e della sinergia. Sì, la sinergia con i quartieri solidari è interessante perché nella nostra parrocchia, ma insomma credo che sia un po' un male molto diffuso, quello di fare i gruppetti, di avere i servizi separati, ognuno lavora nel campo suo e c'è poca coordinazione. E invece questa cosa di a parte che ci sono molte situazioni in cui poi le cose si incrociano perché arriva l'anziano in difficoltà da noi o il figlio dell'anziano in difficoltà da noi, arriva quello che chiede magari perché da noi vengono anche qualcuno a chiedere di fare la badante, quindi insomma in qualche modo questi servizi si interfacciano un po' anche con i quartieri solidali, ma poi soprattutto quello che è interessante è che questo fatto della formazione comune, per cui adesso abbiamo stabilito che quando si fa un tema che viene approfondito da uno dei volontari dei quartieri solidali e da uno dei volontari del centro d'ascolto, in maniera che in qualche modo questa cosa unisca di più i due gruppi e poi comunque i temi siano in qualche modo di interesse comune. Questa è una cosa che mi pare abbastanza positiva e che sta partendo abbastanza bene. L'altra cosa che volevo dire era invece a proposito del mercato, che è secondo me un'esperienza da un lato molto frustrante, perché noi l'anno scorso siamo stati molto frustrati, eravamo lì e non veniva nessuno e insomma stavamo un po', facevamo i paletti.
però ci ha anche insegnato molto. E devo dire che una cosa che secondo me è stata molto positiva è questo rapporto che abbiamo creato con i commercianti. Perché piano piano, da un occhio un po' diffidente, piano piano hanno preso confidenza con noi. A un certo punto io sono andata a chiedere a tutti loro che cosa ci consigliavano di fare. Questa cosa è stata abbastanza vincente perché loro parlano con le persone molto più di noi, perché la gente racconta i fatti suoi a quello del pane e a quello della verdura da cui va tutti i giorni. E molto spesso loro raccattano i problemi, tant'è vero che il caso più importante forse che ci è capitato l'anno scorso ci è avvenuta da una signora che c'ha un banco del pane, perché c'era questa signora anziana con dei problemi che aveva e lei ce l'ha mandata. Dunque è questo rapporto con i commercianti secondo me è fondamentale, perché sono loro che ci in qualche modo possono indirizzare le persone. Quindi l'aver chiesto a loro che cosa, a parte che ci hanno dato anche dei suggerimenti piuttosto interessanti, infatti abbiamo cambiato la postazione, abbiamo cambiato il modo di fare, insomma, il numero di telefono, abbiamo fatto una serie di cose che loro stessi ci hanno suggerito e questo li ha fatti sentire coinvolti nella cosa, quindi in qualche modo questa solidarietà mi sembra importante. Ah, e poi sono assolutamente d'accordo e concludo con quello che diceva Luca, che la solitudine, da noi in realtà il questionario a cui faceva riferimento Isabella aveva messo in luce che il problema centrale era la solitudine, ma non solo degli anziani, perché noi siamo ripartiti dagli anziani, ma stiamo scoprendo quanto la solitudine e la frammentazione delle relazioni affligge tutte le età. E direi addirittura ancora di più i giovani, non dico più degli anziani, ma in maniera diversa, ma anche i giovani. Gianni, perdonami solo un flash su quello che diceva Danilo. Non so quanti di voi conoscono la parola Ikikomori. Fate un cenno, ok. Beh, ci sta qualche testa che si muove. Sono contento. Insomma, Ikikomori... Questa parola giapponese significa stare in disparte, no? E come servizio sempre aiuta la persona, quindi domiciliare. Ci abbiamo messo un po' di attenzione negli ultimi anni proprio perché riguarda questi giovani che decidono volontariamente di ritirarsi dalla società e dalla socialità. Il problema è che si parla subito di giovani fannulloni, giovani dipendenti da internet, in realtà non è assolutamente così. Ci stanno mandando un segnale forte, cioè questa società così impostata non gli piace. Così performante, così ego riferita, non gli piace e la soluzione che trovano loro è ritirarsi nella propria stanza e iniziare a vivere una condizione di solitudine in qualche modo. Quindi solo questo flash nel 2005, anziani, solitudine, 2020, giovanissimi, adolescenti che decidono di vivere in solitudine. Quindi questo è appunto per ricollegarmi a quello che diceva Danilo. Scusate, però mi sembrava calzante. Gianni. Sì, diciamo che rispetto alla solitudine, in questi ultimi due anni è un elemento trasversale un po' a tutti, no? Anche andando per le scuole, i ragazzi, quello che hanno sofferto di più è stato anche questa dimensione di vivere in solitudine tutta una serie di situazioni personali, ma allo stesso modo anche le famiglie, secondo me, hanno vissuto in solitudine alcune problematiche, no? Pensiamo a tutto quello che è stato, insomma, i problemi economici, i problemi lavorativi, che non sempre sono stati condivisi con gli altri. Probabilmente fare un lavoro nei quartieri significa, ecco, proprio ricreare anche una rete di rapporti, di relazioni che è possibile sviluppare a partire dai palazzi, a partire dai cortili dove è possibile fare delle cose, a partire anche dalla presenza nelle case delle persone che in questo momento vivono situazioni più di difficoltà. Allora, mi qui sarebbe stato piaciuto, insomma, l'intervento di Patrizia. Non so se ci avete fatto caso, ogni tanto stavo con sto telefonino a provare a trovare un modo per farla collegare, ma non ci siamo riusciti, non siamo riusciti a capire che cosa è che non ha funzionato. Abbiamo rimandato il link, ma niente da fare. Ed era interessante perché era un'esperienza legata proprio a uno spazio di
di Santa Bernadette, dove all'interno di 4-5 palazzi si è proprio creata una dimensione di una rete di rapporti, di relazioni che hanno vari aspetti che di condivisione, dai momenti di festa, dai momenti di socializzazione, ma anche proprio ai momenti di accompagnamento delle persone fragili, al momento anche di fare compagnia alle persone che vivono situazioni di solitudine. Potrebbe essere interessante capire come si è sviluppata, perché poi lei insieme al marito avevano coinvolto anche altre famiglie, altre coppie in questo tipo di attività, però purtroppo non riusciamo. Però abbiamo Carlotta che invece ha tutta l'esperienza del servizio aiuto alla persona, quindi quello che per lei ha significato entrare nelle case e come finora sta vivendo con questo tipo di esperienza. Se magari lascio la parola a Carlotta così ci racconta un po' la sua testimonianza. Va bene, buonasera a tutti. In assenza di Patrizia vi dovete accontentare di Carlotta. Allora, la mia esperienza inizia qualche anno fa, come diceva Luca, in un momento di mia crisi lavorativa. Io stavo in una società pubblica, insomma, ero teoricamente ben piazzata col posto fisso, come si dice, ma vivevo un momento, diciamo, di inquietudine personale legata alla un po' evanescenza delle cose che facevo, diciamo, che difficilmente si concretizzavano, quindi abbastanza con dinamiche un po' politicizzate. Vabbè, adesso non entro nel merito. Quindi inizio il corso in Caritas, vabbè, esperienza lavorativa che poi si è chiusa, e quindi inizio il corso in Caritas e durante le presentazioni dei possibili servizi mi colpisce diciamo l'appello un po' disperato di aiuto alla persona, nel quale appunto la responsabile dei volontari dice apertamente che c'è estrema necessità di volontari, insomma, che è un servizio così che ha molte richieste ma poca offerta, e quindi decido di provare. Diciamo, è un'esperienza, in realtà in Caritas ho fatto solamente quella, e per un periodo finché ci ha avuto, diciamo, la convenzione con il comune, anche la consegna dei pasti a domicilio, quindi non ho altri tipi di esperienze, ma posso dire, a differenza di quello che magari tanti considerano un po', che mi è da subito piaciuto il fatto che sei proprio presente in prima persona, quindi non hai dei colleghi, sei da solo a casa di una persona, e questo forse è quello che c'è, tolte un po' spaventa i volontari che sono reticenti ad entrare, anche quando poi entrano riescono, perché è vero, lo ammetto, stabilire un rapporto significa prendere a cuore, amare queste persone che entrano nella tua entrano nel tuo cuore, entrano nella tua famiglia. Per cui quando poi ho già, purtroppo in questi anni, e lo scorso in particolare, ne ho perse tre, tutte, chiaramente questo diventa una sofferenza. Quindi è vero che c'è un livello sicuramente di partecipazione, però è anche vero che hai proprio una sensazione di, come dire, non mi piace usare il termine di utilità perché, insomma, così non è appropriato, però è veramente un'esperienza bella. Allora, ringraziando Luca, non mi ha mai mandato in quartiere Trieste, ma in tutti altri quartieri, quindi diciamo, sempre scherzi a parte, diciamo, le zone sono le più disparate. Fra l'altro mi sono resa disponibile, pur venendo da Talenti, a muovermi, diciamo, un pochino per la città dove c'era necessità, e ancora lo faccio, diciamo. Sicuramente allora, una cosa volevo dire su uno dei quartieri diciamo migliori fra virgolette che ho, che è Testaccio, ma in cui sono nelle case popolari, quindi insomma con
Allora, qua è successa una cosa che mi fa richiamare il concetto del, non solo del quartiere solidale, ma più che altro del condominio solidale, perché una delle utenti che ho in carico e che in realtà eravamo andati perché sono due sorelle, una era diciamo allettata per problemi fisici poi sempre più aggravati, e quindi la più giovane delle sorelle, allora 78enne, le faceva assistenza H24, quindi prima ancora che arrivassero poi la SAISA, quindi i servizi sociali, con l'assistenza che gli abbiamo attivato noi, perché ci sono appunto le famose pratiche burocratiche che gli anziani da soli non riescono a fare, quindi prima ancora siamo arrivati noi. E quindi diciamo cercavamo di dare un aiuto, e quindi io partivo, andavo là, eccetera. Poi vabbè, questa sorella si aggrava sempre di più e un anno e mezzo fa muore, quindi in occasione poi dei funerali, quindi si fanno i funerali così, e io praticamente conosco delle persone che vivono nel loro palazzo, in particolare una signora. E lei, mi rendo conto fin da subito che rimane colpita dal fatto che comunque ci sia una persona che parte dall'altra parte della città per andare poi prima, diciamo, a andare in farmacia, come dice Luca, cioè prendi, fai 18 chilometri, che la mattina con la macchina significa anche 1 ora e 20, trova parcheggio, scendi e magari vai dal medico che sta a 3 metri, magari la vicina ci andava comunque per se stessa, vai in farmacia, insomma fai le solite pratiche. E quindi mi rendo conto che questo, e infatti da allora devo dire, si è attivato soprattutto su due signore, ma una in particolare che veramente aveva rapporti scarsissimi con questa persona, nonostante le abitasse sopra, quindi il famoso dirimpettaio che Luca non conosce, e spesso io pure mi metto nel gruppo, spesso anche noi, no, tendiamo a non conoscere i nostri vicini, quelli veri che sono accanto a noi, e quindi si attiva questa cosa. Quindi in ultimo appunto gli dà le chiavi, fortunatamente, perché poi per esempio è di sabato, purtroppo la notizia che anche l'altra signora si è sentita male, ha avuto un'ischemia cardiaca, quindi è stata portata di urgenza col 118 al San Camillo, e adesso appunto questa signora è la persona di riferimento, alle sue chiavi, sta andando, è andata in ospedale, gli ha portato le cose, in attesa poi anche di risubentrare noi. Quindi questo è molto bello, è bello poterlo costruire. Sicuramente il vedere l'esempio è stato un pochino, no, il così il grimaldello, perché comunque magari in altri casi, anche con Luca, anche nelle riunioni nostre di gruppo, abbiamo pensato spesso a come poterlo fare. Allora che cosa vai? Vai nei palazzi magari di così, e provi tu a suonare i campanelli, no? Per cercare di capire se magari puoi creare una rete. Però effettivamente non è semplice, perché ripeto, per questa signora che si è trovato, ne abbiamo trovate altre nelle case, nella palazzina popolare, che neanche vi dico, cioè che nei giorni con le pompe funebri che arrivavano, se lasciavano il cancelletto aperto, capito, partivano le parole pesanti. Quindi chiaramente non tutti sono uguali, quindi non è facile trovare il canale per attivare, però è sicuramente la modalità migliore, perché poi è quella che funziona, perché tu sei sul territorio. E quindi questo sì. E per il resto sì, veramente devo dire un'esperienza bella. Un altro elemento che volevo aggiungere: un'enorme solitudine, enorme sia di persone che ho trovato realmente sole, quindi persone, ecco ad esempio questa signora di cui dico, lei era signorina, aveva vissuto tutta la vita con la sorella, adesso che è morta la sorella è sola, e come lei altri casi sia che ho avuto in passato. Ma la cosa sulla quale anche noi invece possiamo nel nostro piccolo casomai riuscire a intervenire è anche la solitudine di alcuni rapporti familiari. Quindi sono capitati altri casi, due in particolare, in cui queste signore avevano
un figlio unico, un figlio maschio, ma non perché fosse maschio, perché probabilmente non erano riuscite ad instaurarci, diciamo, un rapporto particolare, quindi un po' caratterialmente, un po' perché magari le solite dinamiche nelle quali non entro la nuora, piuttosto che non so bene che cosa. E però anche in quel caso, quindi, cioè sentire la solitudine forse ancor di più, perché tu sai che hai comunque no, una persona, magari hai un figlio, hai dei nipoti, però nessuno ti viene a trovare, nessuno ti fa la famosa telefonata, quindi c'hai questi momenti di grandissimo vuoto. Ecco, allora anche in quel caso il fatto di riuscire piano piano a ricostruire dei rapporti, a mettere sempre la parola buona e quindi mai quella cattiva, no? Quindi anche un po' sempre, diciamo, con fatica e con la grazia del Signore, insomma, perché poi, è, ripeto, è sempre un terreno. Però devo dire che ci sono abbastanza riuscita, e in tutti e due i casi, poi purtroppo le signore sono mancate, devo dire che sono arrivate nel momento della fine poi della loro vita in cui questo avvicinamento, questo riavvicinamento c'è stato, e quindi se ne sono andate comunque con questi figli vicini, persone che poi hanno continuato a sentirmi, a scrivermi, mi hanno insomma così. Però ecco, ripeto, al di là del, non era assolutamente per il riconoscimento personale, ma per dire che anche questo può essere un lavoro, perché veramente la solitudine, sposo e condivido pienamente quello che però, ripeto, avete già detto tutti prima di me, è proprio il male assolutamente più grande. Quindi anche quando si consegnavano i pasti a domicilio, ecco, non lo prendevano al volo, ma ti dovevano per forza rubare quei due minuti, tre minuti, appunto c'era un signore che quasi diceva: se non vi fermate non voglio il pasto, so che andate di fretta, però ditemi una parola, perché io sono da solo, vedo solamente voi. Quindi davvero il pensiero che nel nostro piccolo, nel mio piccolo, piccolissimo, riesco a portare veramente un sorriso, una parola, è veramente proprio una grazia del Signore. Ecco, davvero ti senti piccolo, però sai che davvero puoi, proprio col, insomma, con la sua grazia, con la semplicità, con l'umiltà, riuscire a costruire qualcosa, a far sentire alle persone, perché poi veramente spesso riesci ad avere un rapporto vero, sincero con queste persone, profondo, perché non necessariamente, anzi spesso proprio fuori dalla rete familiare si riesce magari ad avere, no? Io stessa magari la pazienza, diciamo, di Giobbe che ho con alcune di queste signore, magari con mia mamma mi scappa, con tutto che sta ancora in Toscana, magari la vedo poco, però magari c'è la telefonata in cui la battutina, la cosa è, allora magari sono già un po' più piccate. Poi magari invece con queste persone, proprio perché tu sei fuori, no, dalle dinamiche familiari, quindi anche la ricomposizione di queste discussioni, di queste, quindi sì. Quindi credo di essermi dilungata anche troppo, ma Luca non mi fa cenni, quindi chiudo. Toscanaccia come sei, c'hai un bel accento, vai. E quindi sì, esperienza per me estremamente, veramente positiva, mi restituisce tantissimo, mi dà proprio grande concretezza. Ci sono sicuramente questi in tutti i quartieri, il tema dei quasi davvero fossero tutti quartieri solidali, e poi ancora dopo condomini solidali, sarebbe veramente un'altra città, proprio sarebbe la famosa città umana, la città. Però questo è difficile, però ecco, nel nostro piccolo, tutti noi secondo me facciamo un lavoro veramente, veramente prezioso. Grazie Gianni, grazie. Posso solo un flash, certo, Gianni, perdonami. No, perché Carlotta, a parte nel ringraziarla, insomma, vi siete resi conto dell'impegno e dell'amore che mette in quello che fa,
tocca un punto secondo me centrale, anzi due. Il primo è quello del rapporto assolutamente unico che si crea tra il volontario e la persona, diciamo così, usciamo un po' dalla logica dell'anziano, dalla persona che conosciamo, no? Che è un rapporto assolutamente unico, non è familiare, non è amicale. Noi quando presentiamo il servizio, non veramente viene qualcuno qui senza che lo pago per stare con me, chiacchierare con me, sì, veramente. E quindi diciamo, in questa bellezza, prima Carlotta diceva, no, anche della funzione che alle volte riusciamo ad avere, ma non perché siamo bravi, perché è un po' nelle cose della domiciliare leggera, anche di mediazione, poi per carità è una figura professionale quella del mediatore, però ecco, la parola buona che diceva Carlotta, che non sia una parola brutta o che crei una guerra, tra virgolette, è un ruolo importante, no, che spesso andiamo ad assumere. E dentro c'è la bellezza di un rapporto unico e irripetibile, se è vero che siamo unici e irripetibili, come ci hanno detto, l'incontro di due persone che non si sarebbero mai incontrate, il volontario e l'anziano, la persona che prendeva in carico a domicilio, è un po' una scintilla, no, che crea un qualcosa che non c'era prima. Questa, se volete, è una banalità, però ogni tanto ripeterla penso che faccia bene, perché dà ancora più importanza e responsabilità a tutti noi. E la seconda cosa che sottolineava bene Danilo e anche Carlotta, diciamo, è quella del gruppo, in qualche modo, della consapevolezza che poi nelle difficoltà, nelle situazioni, e diciamo prima l'ho accennato, ma loro l'hanno spiegato molto meglio, il far parte di un gruppo ti dà la possibilità di affrontare situazioni anche a volte complesse con la consapevolezza che c'è una comunità, in qualche modo, no? Sia essa quartieri solidali, sia essa un servizio della Caritas diocesana, che si prende cura di quella persona. E questo in alcuni casi fa, se penso all'ultima persona che ha conosciuto, a Carlotta, può fare la differenza, no? E quindi diciamo c'è tutto il discorso di fare le cose insieme, di fare comunità in qualche modo insieme. Ecco, solo questo poi. Non so se magari le lasciamo uno spazio per degli interventi, per delle domande, anche proprio a partire dalle testimonianze, cioè dalle esperienze presentate. Posso? Dico una parola? Sì, donna. So se si sente. Sì, don Dario. Io volevo ringraziare un po' delle testimonianze, mi sono ascoltate con molto piacere, perché prima di essere vescovo ho fatto il parroco e l'ultima volta nella parrocchia di Giardinetti, che si trova vicino Torre Angela, la zona, diciamo, la parrocchia della Resurrezione. E lì avevo il centro Caritas. E però devo dire, ho sperimentato anche l'aiuto alla persona, perché ci sono persone che veramente anche molto complesse, difficili, e aiuto alla persona ha intercettato uno dei nostri poveri, e devo dire, ogni 15 giorni va e fa un servizio, non so se rientra, questo non è semplice perché in realtà è complesso, perché coinvolge anche l'aspetto medico, l'aspetto alimentare, insomma, molto una situazione complessa, e però si è fatto carico di questa persona. E quello che diceva Carlotta, anche molto importante, e un po' riprendeva Luca, io penso che ci vuole uno che un po' paga il prezzo di rompere questo muro della solitudine, perché quando c'è qualcuno che accende questa scintilla, poi è più facile che qualcun altro prenda coraggio, perché c'è una sorta di paura. E allora il fatto che ci sia qualcuno con un'etichetta, un'istituzione, che poi alla fine però è sempre una persona, che fa un sacrificio e fa vedere che non è pericoloso aiutare un povero, non è che o una persona solo, un anziano solo, ma che è una cosa bella, e però solo vedendolo questo si capisce, a volte riesce a accendere, quella scintilla diventa qualcosa che accende anche altri. Ma veramente ci vuole uno che paga un prezzo, perché veramente c'è da rompere un muro, da rompere una sorta di apatia che si viviamo nelle nostre città e ci rende tutti un po' così bloccati. Quindi grazie, perché ho sentito proprio dalle vostre testimonianze, anche quella del mercato, adesso in una delle parrocchie del settore sud, che è il settore che seguo io,
c'è un parroco tutto contento che aprirà al mercato un po' un centro d'ascolto, un punto d'ascolto, quindi un po' sull'esperienza vostra. E credo che sono veramente delle luci da seminare in città e per ritrovare un po' questo coraggio della carità, diciamo. Quindi grazie. Volevo, a proposito di questo, una cosa su cui noi del centro d'ascolto stiamo cercando di spingere, anche con qualche difficoltà, è quello di cercare di coinvolgere la comunità parrocchiale, nel senso che noi abbiamo tutta una nostra attività che è poco conosciuta poi all'interno della parrocchia. La parrocchia è molto grande, gli abitanti del quartiere sono tanti. È come se vivessi, che noi lavorassimo un po' in una catacomba. Allora stiamo cercando di fare, per esempio, di fare degli annunci, per esempio la domenica, dicendo, che ne so, c'è una famiglia in difficoltà, possiamo avere, cioè, fare qualche cosa che in qualche modo possa coinvolgere anche quella comunità parrocchiale che non è abituata, perché, come diceva lei, i poveri, se poi li si conoscono, diventano familiari, e se no se ne ha paura. Non so se ci sono altri interventi, domande. Buonasera, se volete. Allora, io sono un intruso, nel senso che vi sto parlando da un paesino, si chiama Zelo Bonpersico, nell'Odigiano, quindi non sono di Roma. Ci ho vissuto 6 mesi all'inizio da giovane, lavorando all'Eur, ma poi mi sono trasferito a Milano, quindi sono... Innanzitutto volevo sollevare da qualche senso di colpa Carlotta, perché anch'io ho i genitori in Toscana e non mi ricordo tutte le sere di chiamarli, e loro sono, immagino che sono lì vicini al telefono a aspettare la mia chiamata. Intanto vi ringrazio, perché noi abbiamo, io sono nella Caritas di questo paesino sperduto, mai nella vita mi sarei immaginato di finire a Zelo Bonpersico, il programma, il nome già è tutto un programma, e ovviamente noi facciamo pochissimo, è motivo per cui mi sono iscritto alla newsletter della Caritas Ambrosiana e anche alla vostra, perché sapevo che c'era tutto da imparare. Infatti vi ringrazio stasera. Ho ricevuto tantissimi spunti che però non riusciremo a mettere in pratica forse fra qualche anno. Adesso il nostro obiettivo è di magari proprio di creare un centro di ascolto che magari faccia anche da centro aiuto alla vita. Per quanto riguarda gli anziani, è un'esperienza bellissima con Alfio, che è un giovanotto di 102 anni che ha fatto la ritirata di Russia. Infatti domani probabilmente, se riesco, lo vado a trovare, magari ci prendiamo ogni tanto un caffè insieme, e è una persona di una giovialità, di una simpatia dirompente, per cui riesce sempre a farmi partire bene con la giornata quando riesco a prendere il caffè con lui. Mi permetto, perché per lavoro avevo un po' una deformazione professionale di cercare di trovare delle soluzioni creative, mi permetto di dare 2 consigli, prendeteli per quello che possono valere. Sentivo Danilo e la moglie che parlavano di questa fonte molto interessante nel contatto con i commercianti, perché mi ha fatto riflettere. Effettivamente penso che delle persone sole magari possano più facilmente confidarsi con chi non è un familiare stretto, per non mettergli sulle spalle il peso dei loro pensieri o delle loro preoccupazioni, e così come hanno tratto loro vantaggi dall'interlocuzione con questi commercianti, mi domandavo se addirittura ricorrere a delle associazioni dei commercianti per proporre loro una collaborazione, fare in modo che siano loro a suggerirvi, a proporvi qualcuna delle persone con cui sono entrati in contatto e che hanno capito proprio dalla
magari dalla frequentazione continua, dalle loro confidenze che potrebbe aver bisogno. Così come quello che diceva Carlotta della... mi ha colpito il tentativo di trovare dei sistemi, dei metodi per andare a scovare persone che hanno bisogno. Il problema ce l'abbiamo anche noi. Noi l'unica cosa che facciamo come piccolo centro Caritas è quello di portare dei pacchi viveri, però a volte ci rendiamo conto che magari molte persone che pur essendo un paesino di 7.000 persone, ci rendiamo conto che magari molte delle persone che ne avrebbero bisogno non le conosciamo, non sappiamo come individuarle, perché magari le persone che hanno più bisogno sono anche le più riservate, le più timide, le più introverse, quindi non è facile. E, infatti mi ha colpito l'idea di Carlotta di andare a suonare per i condomini. E anche lì mi ha fatto venire un po' uno spunto, dico, ma andare a contattare gli amministratori di condominio, magari riuscire a trovare quelli più sensibili, più... magari non solo orientati e assorbiti dai problemi che può avere un amministratore di condominio, ma che proprio per i contatti o i problemi che magari gli sono arrivati, banalmente un condomino che non riesce a pagare le rate del condominio e quindi ha delle situazioni di disagio anche di tipo economico, potrebbero in qualche modo essere delle sorgenti per segnalazioni molto, molto mirate, magari molto, molto utili. Taccio, ho detto anche troppo. Buonasera. Grazie Luca. Riprendo questi due spunti, perché il primo, che riguarda un po' le persone che possono avere dei contatti con persone che vivono situazioni di disagio, di difficoltà, io per esempio l'ho sperimentato con i giovani, no? E avevamo, noi li chiamavamo dei testimoni privilegiati, era chi aveva il bar, chi faceva il barbiere, chi aveva l'edicola, che erano dei posti, chiamiamoli strategici, che permettevano anche di conoscere i ragazzi e attraverso questi contatti poteva avvenire anche poi in seguito il rapporto con noi, no? Quindi cominciare a stabilire un rapporto attraverso queste persone che ci facevano un po' da ponte. E l'altra cosa, la seconda, è Patrizia ha iniziato in questo modo, perché il marito è un amministratore di condomini e quindi in questo ha avuto chiaramente una sensibilità particolare, ma è entrato in gioco anche quello che riguarda una dimensione di fiducia, no? di conoscenza delle situazioni, non solamente delle persone che vivono delle situazioni di difficoltà, ma anche degli altri, dei vicini di casa, per cui molti magari si sono resi disponibili, ma per delle cose semplicissime che però hanno permesso di aprire quella porta, anche cambiare solamente una lampadina, no? Portare l'acqua al signore che magari fa fatica a fare le scale, ecco, queste cose qui hanno permesso un po' di creare questa dimensione di comunità, ecco, di rete che ancora oggi, insomma, almeno in questi posti funziona. Io ho la fortuna di abitare in una zona un po' diversa da questi palazzoni anonimi, io abito in una borgata e da noi ancora tiene questo, no? Magari c'è la difficoltà che può essere quella dei vicini di casa che si interessano tanto degli altri, no? In senso positivo, qualche volta anche che sforano un po', ecco. Però sicuramente c'è sotto questo punto di vista una conoscenza maggiore, un po'. Non so se ci sono altri interventi. Io volevo solo aggiungere rispetto a quello che diceva Luca degli amministratori, che invece noi abbiamo lavorato, siccome abbiamo distribuito alcune piantine di Buon Natale agli anziani del quartiere, a circa 200 anziani del quartiere, abbiamo fatto questo lavoro attraverso i portieri, che sono un'altra fonte che permette di introdurci
anche in maniera un pochino meno, come dire, più soft, perché l'amministratore può avere rapporti meno diretti con le persone, e questo è stato molto utile. Infatti questa è una via che ci ripromettiamo di continuare ad approfondire. Bene. Grazie Danilo. Sì, solo una piccola, è verissimo il tema dei condomini, cioè dell'ipotesi dell'amministratore, chiaramente quando sono condomini diciamo un pochino più semplici, più gestibili, è notizia di ieri appunto qua vicino a me, ma ancora prima di arrivare al triplice omicidio durante la riunione di condominio, veramente vi dico solo che qualcuno ha scritto a mio marito dicendo: ma siete voi, perché noi invece siamo il condominio, finito un mese e mezzo fa su tutti i giornali, quello molto grande, nel quale erano state staccate le utenze, quindi erano rimaste persone anche disabili, anziani, senza ascensori, in realtà per un tema di morosità. Morosità in realtà è un condominio tranquillo, anche abbastanza signorile, quindi era una storia un pochino più lunga. Però era per dire che, per esempio, noi siamo 1000 condomini, quindi in una realtà come la mia, all'amministratore, ripeto, arriviamo pur pagando tutto il condominio, siccome siamo incappati poi in quello lato, vabbè, una storia lunghissima, non mi dilungo, ha già difficoltà a gestire il condominio, non sarebbe una via. Ma poi più, per esempio, io ho avuto vari utenti in case popolari, e lì nelle case popolari c'è un'altra tematica, l'amministratore non c'è, sono dei condomini molto particolari, quindi sicuramente ogni posto ha una realtà diversa, poi magari ci sono, no? Quindi diciamo l'idea dell'amministratore sicuramente sì, laddove percorribile, se no magari anche qualche altra soluzione. Sicuramente il contesto delle case popolari, ATER, insomma, come qualunque esso sia, IACP, è diciamo forse una delle realtà un pochino più complessa da gestire, sia per l'assenza appunto di una figura di riferimento, sia anche spesso per magari la tipologia di utenti. Un'altra signora durante il funerale del marito hanno cercato di entrare in casa per prendere subito la casa, a questa invece case popolari di Vigne Nuove, quindi qua vicino a me, però stessa cosa, hanno provato più volte poi a cercano di spaventarla, è rimasta da sola, infatti per questo, anche se ha 3 figlie ma sono un po' impegnate, la Caritas si era rivolta a noi per andare, perché comunque cercavano di, perché puntavano alla casa, perché c'è ancora il tema delle case che vengono occupate, insomma, che magari ora per chi vive, come si chiama il paesino di Luca? Che... vicino Lodi? Si chiama Zelo Buon Persico. Zelo Buon Persico, 7.000 abitanti. 7.000 anime. Purtroppo c'è ancora questo tema di che ne... diciamo case occupate, cioè, case popolari, è veramente un tema, ecco, che sarebbe da gestire, in cui però invece ci sono tante persone che sono realmente in uno stato di necessità vera, ecco, non quelli che poi possono magari avere comunque la badante o avere comunque magari un piano B, ecco, se non hanno noi non hanno nessuno. Quindi su questi sicuramente una riflessione che non sia all'interno del condominio, quindi o davvero si va cercando la brava persona che sta là con fatica, oppure, non lo so, sempre il contatto con la parrocchia, che però anche in questi casi, dicevamo anche con Luca, anche con Andrina, che negli anni in alcuni casi funzionano, in molti purtroppo no, tocca essere sinceri. Quindi magari chiami il parroco che ti dice: sì, io sposo la vostra causa, ma non ho persone, non ho volontari, perché magari non c'è una Caritas strutturata come invece magari anche in altre parrocchie. Quindi magari anche loro non riescono ad essere di supporto. Anzi, in alcuni casi le segnalazioni a noi, se non dico male, Luca, arrivano da loro. Per esempio il caso di questa signora di Vigne Nuove, da noi era arrivata, cioè
si era rivolta al parroco, così poi mi aveva raccontato la figlia, e il parroco gli aveva detto: guarda, prova a chiamare la Caritas diocesana, io non ho nessuno, vediamo se ti sanno aiutare loro, e poi siamo arrivati. Vabbè, scusate, volevo... Sicuramente, Carlotta, sì. Penso che questo aspetto del contesto socio-territoriale caratterizza forse anche il tipo di intervento possibile e anche diverso da territorio a territorio, no? Per esempio Danilo parlava del portiere come una figura importante, in altre parti magari l'amministratore di condominio, in altri magari proprio il vicino di casa, in altre parti magari ci sono anche delle persone che frequentano la parrocchia che hanno una sensibilità particolare e che quindi riescono un po'. Ma io ho visto che anche addirittura la tipologia dei laboratori sono diversi da zona a zona, ecco, dipende molto anche da questo, e penso che forse questo ci richiede anche la capacità di saper progettare, organizzare a partire da quelle che sono le competenze, le risorse presenti in quel quartiere, in quel territorio, un po' questo. Sentivo qualcuno che voleva intervenire. No, io sempre un ultimo flash in merito a quello, diciamo, di cui stiamo parlando. Ma in particolare sulla domiciliare c'è ancora tanta, cioè sulla presenza domiciliare. Siamo un po' indietro, diciamo, come città, come anche come nazione, se vogliamo. Forse ecco, dalle parti di Lodi più si sale e meglio è rispetto a certe esperienze. Roma, non ci dilunghiamo sulle complessità e sulle difficoltà della città, che ha tantissima bellezza, ma appunto anche tante storture e tante difficoltà rispetto ai temi di questa sera. E sono tante parrocchie che ci segnalano a noi, quello diceva Carlotta, perché non hanno volontari che vanno a casa. E invece vi racconto brevemente questa esperienza. Come servizio diocesano abbiamo preso in carico un signore, Maddalena De Pazzi. Gianni, aiutami, o Don Paolo, aiutatemi, che zona è? Santa Maria Maddalena De Pazzi. Che è... Casal dei Pazzi. Casal dei Pazzi. Ok. In quella parrocchia c'è Quartieri Solidali. Quindi abbiamo preso in carico questa situazione, insomma, di difficoltà, che esclusione sociale, una condizione di disagio domiciliare molto molto importante. E siamo riusciti a fare un lavoro sul territorio, perché poi la cosa più importante è conoscere i contesti per capire lì se è importante e opportuno contattare l'amministratore piuttosto che il portiere. Bisogna viverle le zone, bisogna vivere i contesti in maniera tale da riuscire a capire al meglio, non bene, al meglio quello che si può fare. Fatto sta che l'operatore parla con la parrocchia, l'operatore non sapeva che c'era Quartieri Solidali, quindi rientra in ufficio e dice: lui, ma in quella parrocchia non ho parlato di Quartieri Solidari, domiciliare? E dico: sì, certo, adesso mi dici il nome, poi come servizio noi alle volte andiamo a fare formazione per la domiciliare leggera, formazione tra virgolette, insomma, vista l'esperienza parliamo un po' di che cos'è la domiciliare leggera all'inizio, poi ogni realtà territoriale va da sé. E quindi ci mettiamo in contatto con il referente Quartieri Solidari per quella parrocchia, ed è uno dei pochissimi casi in cui il servizio diocesano, cioè noi, portiamo avanti un lavoro, raggiungiamo determinati obiettivi con quella persona, e l'operatore adesso sta facendo l'affiancamento col volontario di Quartieri Solidali, in maniera tale da smettere con quel gioco che dicevo prima, gioco sempre tra virgolette, cioè prendere la macchina, fare i chilometri, andare lì, perché c'è una parrocchia che è uscita dal proprio, diciamo, dalle proprie mura, vive il contesto sociale, ha attivato Quartieri Solidali, la domiciliare leggera, e per cui quel volontario che abita a 10 metri dal signore che abbiamo seguito per un anno e mezzo, noi come Caritas diocesana usciremo come servizio, verrà preso in carico dal territorio. Ecco, questo è un po' solo un esempio, diciamo, di sinergia, di, come dire, di validità, di presenza sul territorio. Da parte, poi noi parliamo di comunità parrocchiali, ma in qualche modo un po' di tutte le associazioni, ecco, sono d'accordissimo quando si parla di commercianti, di chiunque vive là, quel territorio, insomma, ecco, solo un piccolo esempio. Anche di e solo una curiosità, senza fare cognomi, se Don Dario parlavi di Enrico. Bravo, sì, Luca. Sì, come no, ecco, no, ma adesso... Di difficili casi esistenti.
Domani arriva la moglie dal Perù, un macello. Guarda, e infatti lui è in fibrillazione, è in fibrillazione. Sì. Pure quelli che lo conoscono. Ecco, questo è un caso, aspetta. Sì. Hai tolto l'audio, Don Dario? No, scusa. Ecco, lui è proprio un caso veramente esemplare, nel senso che io lo seguivo quando ero in parrocchia, molto una persona buona ma molto difficile perché molto segnato dalla vita, 20 anni di galera oltre altre cose, quindi anche difficile proprio da avvicinare, e era stato fatto un bel lavoro dalla parrocchia che aveva iniziato un po' a integrarlo. Poi quando sono andato via lui ha avuto un incidente, perché è sordo pure, quindi è stato messo sotto da una macchina, si è rotto un femore, quindi era solo, perché poi hanno addirittura sbagliato all'ospedale, l'hanno mandato in una clinica che quando l'ha visto l'ha cacciato, praticamente l'hanno cacciato, e lui si è ritrovato per strada da solo. Però da allora si sono attivati alcuni parrocchiani e poi l'aiuto alla persona. E tutta una serie di aiuti che alla fine ha portato a una diciamo, situazione più normale. Però sì. In questi casi, devo dire, cioè nei casi più difficili... Si è bloccato solo a me? Si è bloccato il si video bloccato di là. Don Dario. Sì, si è bloccato. Ne approfitto per dire che storicamente, per rimarcare un po' e per investirvi di una responsabilità sempre crescente, che storicamente dal corso dei volontari della Caritas... Ah, eccolo, Don Dario. Ecco, scusate, però il fatto che c'è questo doppio polmone è molto utile, perché io credo che uno aiuta l'altro. Cioè, certamente l'ottimo è che sia il quartiere a attivarsi, cioè le persone vicine. Però qui, appunto, avviene come il buon samaritano, a volte i più vicini non vedono... E uno lontano vede, però chi vede poi può aiutare gli altri. E poi soprattutto nei casi più difficili, tipo Enrico, sapere che c'è anche dietro chi ha più esperienza è un grande aiuto, veramente, perché veramente questo è molto bello, questo servizio alla persona, e credo che sarebbe, spero che diventi sempre più diffuso. Contento che lo conosci, il nostro... Sì, come no? E chi non lo conosce? sì, no, beh... Ieri adesso si sono attivati due parrocchiani per andare a prendere questa compagna all'aeroporto, che lui ovviamente è incapace di fare tante cose. Altri per sostenere, insomma, speriamo che, insomma, va bene. La Caritas è intervenuta, anche un po' al vostro aiuto, per sistemare un po' questa specie di baracca che c'ha, quindi piano piano. Sì, ma vedete, come servizio nella sua complessità abbiamo in carico circa 300 persone su tutta Roma, che è nulla. Se pensate che il Palazzo d'Abita Carlotta sono 1000, pensate che come servizio abbiamo in carico 300 persone. Però necessariamente, torno un po' all'incipit, questi incontri sono necessari un po' per parlare di questi temi e per, responsabilizzarci ognuno di noi rispetto a queste... A queste tematiche. E stavo facendo la battuta e concludo. Storicamente, Gianni lo sa bene, i corsi volontari per la Caritas diocesana, rispetto ai 50 che scelgono i servizi, diciamo, quelli classici della Caritas diocesana, 3-4 scelgono la domiciliare. Ecco, per questo a noi, insomma, ci inventiamo sempre, ogni volta facciamo le riunioni post, diciamo, nuovi volontari, diciamo, che ci possiamo inventare per far venire volontari. Alla fine poi ci diciamo sempre, ma effettivamente andare a casa delle persone è qualcosa che ancora oggi per vergogna, per coinvolgimento personale, Carlotta prima lo diceva molto bene, è un qualcosa che si fa da soli fondamentalmente, c'è il gruppo, ci sono le riunioni, ma fondamentalmente dentro quella casa c'è il volontario da solo, la volontaria da sola. Quindi ci sono degli elementi proprio, come dire, intrinsechi della domiciliare che fanno sì che abbia meno appeal, ecco, diciamo così, nonostante non sia proprio la parola più adatta. Quindi ogni volta che abbiamo occasione di incontrare persone come questa sera e parlare di questi temi, al di là del coinvolgimento o meno, è importante, perché siamo tutti corresponsabili rispetto a queste tematiche qui, ecco.
Grazie almeno per la parola, Gianni. No, non so se magari vogliamo concludere, Don Paolo, se sì. Magari vuoi dire qualcosa rispetto anche al prossimo incontro. Sì, allora abbiamo cominciato per una famiglia la possibilità di ospitare nella propria casa, poi di fare per la coppia degli sposi, fare un servizio un po' più strutturato. Oggi volevamo mostrare come anche per le famiglie che hanno un'età in cui la vita non ti consente né di ospitare in casa né di fare un servizio strutturato, è possibile però aprire gli occhi e mettersi in contatto con la vita che ti è intorno, no? Stamattina con Giustino parlavamo della possibilità di farsi un giro nella propria scala per Natale, suonare a tutti i vicini e semplicemente fare auguri di Natale, così gratuitamente. Ecco, cose che magari poi possono essere una scintilla da cui nasce qualcosa che non immaginiamo nemmeno qualcosa possa essere, oppure darsi da fare nel quartiere. E oggi, diciamo, ci sono stati suggerimenti, spunti così legati ad un'esperienza strutturata come Quartieri Solidali o Aiuto la Persona, ma semplicemente ci sono mille possibilità che possono nascere semplicemente da un'iniziativa anche di chi ha pochissimo tempo rispetto alla vita familiare e alla vita di lavoro. L'ultimo incontro sarà l'anno prossimo, ma non così lontano, il 9 di gennaio, sempre alle 20:30, ci incontreremo con gli amici di Borgo Ragazzi in Bosco, che ci aiuteranno a esplorare un po' l'esperienza dell'affido vera e propria, quindi cominciare a sviluppare una relazione con un bambino, con un ragazzo, e poi aprire casa per un figlio, affiancando la famiglia naturale, oppure anche la possibilità di essere una famiglia che sostiene l'affido che magari un'altra famiglia realizza nella propria casa. E allora vi invito a partecipare e vi invito anche a diffondere la notizia di questo incontro magari a qualcuno che potrebbe essere interessato a questo tipo di solidarietà familiare. Vi chiederei, Don Dario, se ci aiuti a concludere. Volevo leggere la preghiera, quella dell'invio missionario alle famiglie, che ha scritto Papa Francesco in occasione dell'incontro mondiale delle famiglie, una preghiera che riprende molti temi che abbiamo trattato, e così poi chiudiamo con la benedizione. Grazie a tutti quanti. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Care famiglie, vi invito a proseguire il cammino ascoltando il Padre che vi chiama. Fatevi missionarie per le vie del mondo, non camminate da sole. Voi, giovani famiglie, fatevi guidare da chi conosce la via. Voi che siete più avanti, fatevi compagni di viaggio con le altre. Voi che siete smarrite a causa delle difficoltà, non fatevi vincere dalla tristezza. Fidatevi dell'amore che Dio ha posto in voi e supplicate ogni giorno lo Spirito di ravvivarlo. Annunciate con gioia la bellezza dell'essere famiglia. Annunciate ai bambini e ai giovani la grazia del matrimonio cristiano. Donate speranza a coloro che non ne hanno. Agite come se tutto dipendesse da voi, sapendo che tutto va affidato a Dio. Siate voi a cucire il tessuto della società, di una chiesa sinodale, che crea relazioni moltiplicando l'amore e la vita. Siate segno del Cristo vivente, non abbiate paura di quel che il Signore vi chiede, né di essere generosi con Lui. Apritevi a Cristo, ascoltatelo nel silenzio della preghiera. Accompagnate chi è più fragile, fatevi carico di chi è solo, rifugiato, abbandonato. Siate il seme di un mondo più fraterno, siate famiglie dal cuore grande, siate il volto accogliente della Chiesa
e per favore pregate, sempre pregate. Maria nostra madre vi soccorra quando non ci sarà più vino, sia compagna nel tempo del silenzio e della prova, vi aiuti a camminare insieme al suo figlio risorto. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Come era nel principio e sempre nei secoli dei secoli. Signore sia con voi. Con il tuo spirito. Vi benedica Dio onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo. Amen. Amen. Allora, buona serata. Andiamo in pace.